Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti in questo evento per il quale provo una fortissima emozione, ed è comprensibile perché si tratta appunto di Pietro De Seta, mio nonno, del quale porto il nome con orgoglio e anche, come dire, molto molto timore. Sarò brevissimo, innanzitutto vi ringrazio ancora una volta per essere qui. E volevo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale, vedo l'amico Carmine Scrivano, la cui presenza è sempre gradita, e ringrazio ovviamente la casa parrocchiale che ci ospita, e colgo l'occasione anche a titolo personale dell'associazione per fare, non so come si dice in questi casi, un in bocca al lupo, un augurio al nuovo parroco che si è insediato da poco, quindi anche questa è una bella notizia. E ringrazio ovviamente anche Riccardo Cristiano, che è un pilastro della nostra associazione, non ha bisogno di presentazioni, e consentitemi poi un ringraziamento particolare, trattandosi appunto di Pietro De Seta, a Gianfranco Ramundo, che ha avuto la sensibilità ovviamente di dedicare a nonno il benvedere qui a Foscato Paese, quindi questo ringraziamento personale e della famiglia. Non mi dilungo oltre, e oggi conosceremo Pietro De Seta attraverso la sua opera, le sue poesie, ed è il modo migliore in effetti per conoscere quest'uomo, figlio di Fuscaldo, che ha dato tanto alla cultura e a questo paese. Cedo la parola a Luigia De Seta. Grazie. Velocemente, giusto per introdurre mia cugina, la professoressa Maria Elena De Luna, che è una docente di storiografia e storia greca, attualmente perché non si sa, spero che l'Italia la trattenga, presso l'Università Alma Mater di Bologna. È stata ricercatrice in alcune delle più prestigiose università del mondo, l'École Française, in Spagna, in Germania, in Svizzera, e potrei dilungarmi fino a domani. A Parigi l'ho già detto, l'École Française, ed è quella che ha raccolto l'eredità di nonno. E quindi oggi è in doppia veste, quindi nella veste della studiosa e della nipote. Quando ce lo chiedono chi fosse, chi sia l'erede di nonno, rispondiamo tutti che lei, per il suo curriculum, per l'approccio rigoroso, di rigore scientifico che ha da sempre adottato nella sua vita, e per l'umiltà che la contraddistingue. E quindi ora la ascolteremo con grande piacere. Allora, buonasera a tutti, credo che mi sentiate. Io sono inevitabilmente emozionata, anche se cercherò di controllare questa emozione, perché Fuscaldo per me è un luogo di famiglia, è il luogo della spensieratezza della mia infanzia e della mia adolescenza, è il luogo dell'accoglienza, del calore sincero per quello che voi siete qui a Fuscaldo, e quindi una parte delle mie radici è qui. E vorrei in primo luogo ringraziare mio zio Gianni De Seta e i miei cugini per questo invito che accolgo come un onore. Io sono onorata di essere qui a parlare davanti a voi e a ricordare, a quasi 50 anni dalla sua morte, e lo ricordo il suo sguardo, lo sguardo di mio nonno, intenso e arguto nonostante fossi ancora molto piccola, a ricordare appunto Pietro De Seta per rendergli omaggio, e non solo nel contesto della nostra famiglia, di cui lui resta il centro spiritualmente unificante, ma anche davanti ad una rappresentanza della sua Fuscaldo. Fuscaldo che ricorre in modo pervasivo nelle sue pagine, con un'appassionata locuzione, il mio paese. Io ho avuto occasione di rileggere, in parte di leggere per la prima volta alcuni dei suoi numerosi scritti, e mi sono proposta di farlo non come nipote, ma come studiosa, ma per un motivo specifico. Volevo adottare lo sguardo scientifico di chi entra nel mondo intellettuale di un altro studioso,
E quindi è con questo approccio analitico e attento che ho potuto rendermi conto, permettetemi di dirlo fin dall'inizio, della grandezza intellettuale ed etica di Pietro De Setta. La sua eleganza formale e sostanziale, la sua passione non solo per la ricerca, ma per il modo in cui la ricerca va tradotta per iscritto, il suo substrato filosofico, ma anche, come ha detto di lui nel 1956 un membro della giuria del premio Cosenza, la sua tenacia di calabrese, una tenacia in cui credo che noi ci riconosciamo, è l'identità della nostra regione, è l'identità del nostro popolo, il popolo della Calabria. Tutto ciò è presente in ogni suo testo. Inevitabilmente ho fatto una selezione per tracciare il mio punto di vista sul suo profilo letterario come accademico cosentino e ho scelto, per ovvie ragioni, in primo luogo la monografia sull'Accademia Cosentina. Perché? Perché illumina nella sua produzione il versante di una prosa che deriva da ricerche storiche. Ma ho considerato anche i lunghi saggi sulla giovane poesia calabrese del dopoguerra, perché ho voluto indagare da quale angolazione interpretativa egli abbia letto i versi di poeti che poi lo vedremo, lo hanno ispirato, come Aldo Accattatis e Francesco Fiumara e non solo. Allora, essendo come storica, cioè essendo il mio un approccio di storica prima e di letterata dopo, mi sono chiesta: Pietro De Setta adotta tutti i criteri dello storico? Li adotta tutti. Il primo, inevitabilmente, è l'analisi delle fonti letterarie e documentarie e la comparazione delle stesse. Poi, l'estrapolazione di elementi simili e divergenti da una fonte all'altra, fa lavoro di archivio, interroga i testi, fa emergere similitudini, differenze. Il terzo elemento, l'indagine perenne sul contesto sociale, prima ancora che politico. E poi la relazione tra la storia regionale e la storia nazionale, con estensioni perfino su una prospettiva europeista. Ecco, tutte queste tappe della ricerca, vi posso dire che noi storici attuali, se vogliamo essere storici affidabili, dobbiamo applicarle tutte. E Pietro De Setta lo fa senza difetto. Nelle pagine che dedica alla nascita e allo sviluppo di questa prestigiosa associazione, l'Accademia Cosentina, che ha come caratteristica ai suoi tempi, non so se oggi avremo modo poi di verificarlo in un prossimo futuro parlando con il presidente attuale, ha come caratteristica di proporre una cultura che non è mai separata dalla storia, dalla società e dalla politica, fin dalla sua fondazione, che come sapete è avvenuta all'inizio del secolo XVI, ad opera di Aulo Giano Parrasio, un insigne filosofo e umanista calabrese. Ecco, a questo primo aspetto di Pietro De Setta, cioè una integra metodologia storica, si unisce un'erudizione fuori dal comune. Io ho potuto constatare come Pietro De Setta vivesse nella curiositas costante della scoperta, anzi, per usare le sue parole, nell'incanto di scovare la verità di fatti storici e culturali calabresi che non erano ancora stati portati alla luce della comunità. E un ulteriore elemento che lo contraddistingue è la capacità di condurre tutto ciò ad una sintesi interpretativa che non è mai né omologante né superficiale. Spesso usiamo l'aggettivo sintetico, ma la vera sintesi non coincide con semplificazione.
la vera sintesi è opera di pochissimi intellettuali, e nella sintesi Pietro De Seta fa emergere una stratificazione di temi e di ricerche per portare alla luce la cultura vivace di una Calabria che fra gli anni 60 e gli anni 70 gli appariva troppo spesso negletta o dimenticata. Vi propongo alcune semplificazioni facendo parlare lui, menzionando l'impatto che la filosofia di Platone e di Aristotele ebbero nell'età dell'umanesimo. In realtà Platone soprattutto a Firenze, Aristotele a Padova, il nostro autore si chiede in che modo prendessero posizione gli altri centri culturali italiani e quindi anche l'Accademia Cosentina. Da questa domanda che propone al lettore, perché io davvero vi invito a leggere questo libro in maniera meditata, anche per verificare il suo approccio di traduttore della ricerca, pone al lettore la domanda: in che modo si ponevano le altre accademie? E snoda un'argomentazione che parte in modo logico, da un principio: era arrivato il momento che il mondo subisse una crisi in senso positivo, era arrivato il momento che l'uomo ritornasse al centro, ma che ritornasse al centro l'uomo in relazione alla natura e anche in relazione a Dio. Da questo assunto passa alla prima menzione di Bernardino Telesio, accademico cosentino calabrese, che ha parlato di un rinnovamento morale concentrandosi sulla natura. La natura come un organismo complesso che ha delle leggi sue proprie. Allora, la comparazione si sviluppa tra il naturalismo di Lorenzo Valla e quello del nostro calabrese Telesio, e le affermazioni con cui Pietro De Seta dà spiegazione sono di una chiarezza e di una densità di significato notevole, per cui cito la prima. La difesa della natura nella sua integrità, che il Valla spinge fino ad esaltare l'amore fisico, perché nel piacere che la natura manifesta la positività del suo espandersi, trova in Telesio un sistematore equilibrato che non ha paura delle incongruenze apparenti fra la natura e Dio. Perché in Telesio Dio si conosce nelle cose ed opera nella natura. È il primo luogo di questa monografia in cui Pietro De Seta avanza un'interpretazione originale che a mio avviso fa scuola ancora oggi, perché prima di lui, nella filosofia di Bernardino Telesio, la natura era vista in opposizione a Dio. Si riteneva che la natura di Telesio fosse una natura meccanicistica, fosse una natura estremamente laica, mentre cosa fa? Pietro De Seta recupera un filo rouge, un filo conduttore costante che lega il naturalismo dell'umanesimo al cristianesimo. Certo, lo fa con una forte componente intellettualistica. Non si può chiedere ad un intellettuale di semplificare troppo. Non è questa di Pietro De Seta una monografia che si possa leggere mentre si guarda qualcosa in televisione. È qualcosa di formativo. Ci si dedica del tempo perché alla fine della lettura si resta formati culturalmente e anche spiritualmente. E in una frase in particolare si nota come la religiosità di Bernardino Telesio non sia una religiosità del rito, ma sia una religiosità dell'essenza, una religiosità del concetto. Cito ancora: nel filosofo cosentino si sente il Dio vivo, è l'infinito suo spirito a cui la mente umana non può salire che mediante la contemplazione della infinita natura. Quello che vorrei mettere in evidenza è in primo luogo che Pietro De Seta in quest'opera integra tanto la componente storica, cioè il contesto in cui l'Accademia Cosentina agisce,
tanto il profilo dettagliato dei suoi componenti, unisce la storia nazionale, la storia locale, la filosofia del tempo e la filosofia dei singoli autori, la macrovisione e il dettaglio. E il secondo aspetto è la sua lucidità di pensiero nel dare una forma scolpita a tutto quello che esprime. Se uso questo termine scolpita è perché era un termine a lui caro, che compare, lo vedremo, nella sua poesia. Dietro tutto ciò vi è uno studium faticoso, per quanto entusiasmante, uno studio che, posso dirlo per esperienza diretta, non potrebbe esserci se non fosse sostanziato da una passione inesauribile, e la passione per Pietro De Seta veniva dalla Calabria, dalla sua terra, dalla nostra terra, che doveva essere sollevata alla dignità letteraria che meritava e che merita tuttora. E da qui parte la sua disquisizione puntuale degli accademici cosentini, da qui il ribadire più volte che nell'antitesi fra Padova e Firenze l'Accademia Cosentina prese una posizione, il sottolineare che gli operosi accademici cosentini andarono oltre i confini della Calabria, in tutti i circoli umanistici e in tutte le accademie del Cinquecento. In questa temperie, nelle pagine di Pietro De Seta, ci sono segni documentari che attestano, e ce ne possiamo quindi fare pregio, che attestano come l'Accademia Cosentina fosse per i suoi studi alla pari dell'Accademia di Lorenzo Valla, alla pari dell'Accademia dei Secreti, alla pari dell'Accademia Fontaniana, quindi aveva veramente un ruolo spiccato che è anche nostro dovere ora far conoscere anche al di fuori della Calabria, e con un orgoglio che non nasconde mai, ma senza mai spirito di esagerazione, perché il senso della misura è presente in tutte le sue pagine, ecco che sottolinea che l'Accademia Cosentina ha collaborato, ha cooperato al risveglio degli intellettuali in un momento di crisi. Cito: senza alcun dubbio l'Accademia Cosentina fu un circolo ideale di convergenza dei massimi pensatori calabresi. Un centro ove l'intensità folgorante delle idee, le rapide contrapposizioni dialettiche, gli avanzamenti di pensiero, le dimensioni filosofiche costituivano la cifra di una pietas umanistica. Non so se già questa, già dall'ascolto vi possiate rendere conto dell'uso meditato del lessico. Non so se è possibile poter percepire attraverso la mia voce, che si limita a parafrasare, quale accuratezza ci sia nel definire una climax. Non c'è mai lui un uso erudito della parola fine a se stesso, è l'adozione della parola per l'essenza della cosa. È l'adozione, come dicevano i greci, del logos per il pragma, della parola come demone piccolo capace di manifestare grandi pensieri. E manifestando grandi pensieri lo fa con una progressione di concetti fino a quella pietas umanistica che mai nessuno ha pronunciato prima di lui. L'umanesimo si fa pietas come attenzione per l'uomo e riscatto dell'uomo stesso in relazione alla natura e in relazione a Dio. In questa prima parte, dedicata a Bernardino Telesio, non emerge solo il credo spirituale di Telesio, ma emerge il credo spirituale di Pietro De Seta, suo esegeta. La prima affermazione notevole è che fin dall'inizio, quindi, come ho detto prima, egli si pone su una linea interpretativa differente e
e sostiene che la natura di Telesio è anima, vita e sensibilità, e che in essa palpita il senso del divino e dell'animazione universale delle cose. Allora, prima di lui era stato detto che Telesio escludesse Dio dalla natura. Pietro de Seta recupera tutti i passi più importanti dell'opera di Telesio e trova una serie di indizi che fanno comprendere che Telesio non escludeva Dio dalla natura. Telesio semplicemente non intendeva rendere Dio centro della dissertazione, ma non escluderlo dalla natura. Ecco, è importante questo concetto proprio per l'impatto che la filosofia di Telesio ha sugli altri accademici cosentini, ma soprattutto è importante perché il Dio di Telesio, che è anche il Dio di Pietro de Seta, non è il Dio di Aristotele, ed in quel periodo c'era un fervente dibattito se Dio fosse il motore immobile. Quindi Telesio si oppone all'immobilità di Dio, che non è il Dio cristiano, e Pietro de Seta, attraverso le parole di Telesio, mette in evidenza che sentire la natura è a fondamento del conoscere colui che l'ha creata. Nella natura vi è sia materia che forza, ma la forza, sottolinea Pietro de Seta, non è elemento di potere. La forza è il movimento, la forza è ciò che genera il cambiamento, e poiché il cambiamento è nella natura, il movimento è già nella natura, e il movimento è introiettato da Dio nella natura, quindi non c'è contraddizione tra la natura e Dio. Questi presupposti sono spiegati, si tratta di elementi difficili, ma sono spiegati attraverso una sintesi iniziale che viene seguita da una dissertazione dettagliata che si snoda in varie pagine. Permettetemi di dirlo ora come nipote: mio nonno avrebbe potuto avere una cattedra all'università senza nessun problema, ed è veramente una grandissima soddisfazione, io lo dico perché mi sono approcciata alla sua lettura in maniera assolutamente oggettiva. Vi è l'esplicitazione di un metodo, e l'esplicitazione del metodo, questo è interessante, va oltre l'analisi storica razionale. E a questo punto cito, perché è uno dei passi più belli di queste pagine: non c'è per Telesio una natura di qua e un Dio di là. Dio è in noi ed è nella natura, ma per ben intendere il suo pensiero e scoprire fin dove arriva l'irradiazione della sua filosofia nel moto della storia, non basta indagare il suo pensiero in modo analitico. Occorre penetrare nel profondo, cogliere nella materia analitica la fede che vi palpita e il presupposto intuitivo, cioè il senso del divino che è sfuggito a molti dei suoi critici. Ecco, in questa affermazione c'è, fra vari elementi interessanti, uno che è cruciale: il principio dell'intuizione. Si può pensare che lo studio sia soprattutto un'espressione della ragione. In realtà i filologi sanno che di fronte ad un testo corrotto, non pervenutoci per intero, è l'intuizione che, sostenuta dalla logica, diventa ipotesi sostenibile, così come anche spesso in medicina. Ecco, Pietro de Seta diventa non solo storico, ma diventa anche filologo della filosofia, e a livello metodologico comprende che tutto il valore e il significato dell'opera telesiana si ritrovano solo nella intuizione fondamentale, e l'intuizione fondamentale è cristiana. Il cristianesimo di Telesio si congiunge gradualmente al cristianesimo di Pietro de Seta. Spiegare Telesio esprime una necessità etica, non solo storica e non solo filosofica, cosicché egli può coraggiosamente affermare: alla fine, se il lettore avrà la bontà di seguirci,
se ne uscirà purificato in un'aperta e serena visione cristiana della vita. Una visione cristiana, quella di Pietro de Seta, pervasa da due elementi supplementari, non certamente solo la cultura, ma la caritas e la provvidenza. Infine, la dissertazione lo conduce a constatare che se per Aristotele esiste un'anima legata ai sensi e un'anima legata all'intelletto, per Telesio l'anima biologica è sia senziente sia intellettiva, ma attenzione, esiste un'altra anima, quella infusa direttamente da Dio. E qual è la differenza? L'anima infusa da Dio è chiamata ad interrogarsi su una dimensione altra, ad interrogarsi, non a trovare risposte. È l'anima che va verso l'escatologia, e il senso religioso, sono le sue parole, del soffio divino infuso nell'uomo. Ma allora a questo punto Pietro de Seta stesso diventa filosofo e si chiede: qual è il vero bene? Se siamo nel concetto di natura, e se nella natura è il piacere che porta verso la vita, e il contrario del piacere porta verso il contrario della vita, il vero bene è davvero solo nel piacere? La risposta è negativa. Alla luce di una visione cristiana, ma anche laicamente equilibrata, egli si rende conto che la virtù prevede un ridimensionamento del piacere quando il piacere va oltre la misura, e quindi ribadisce che il piacere oltre la misura genera il dolore, genera la corruzione, genera il deterioramento del mondo. Siamo di fronte ad un programma di vita che Pietro de Seta sigilla in questo modo. L'uomo si sente generalmente legato ai suoi simili dalla necessità di una convivenza sociale. Questi rapporti sociali determinano il senso dell'orgoglio, della dignità umana, dell'emulazione, ma soprattutto producono la soddisfazione che lo spirito prova nel sentirsi puro e integro e nel riconoscere negli altri la stessa purezza e la stessa integrità. Il bene è il senso dell'onore e il senso della carità, il male, il senso del disprezzo, il rifiuto dell'egoismo. C'è questo anelito fortissimo alla giustizia che si ritrova nelle sue pagine, che ritrova in Telesio, che ritrova in Campanella, che ritrova in molti poeti calabresi. Ma questo senso della giustizia, quando leggiamo le sue pagine, diventa anche il nostro. Diventa anche il nostro anche nel ricordo degli eventi storici difficili che hanno segnato la Calabria e che l'hanno resa visibile per molto tempo agli altri, come Pietro de Seta dice, come avvolta da una cupa malinconia, trascurando quelle intelligenze che in Calabria fervono fin dal 1500. E quindi l'esortazione nelle ultime pagine è rivolta all'Accademia dei suoi tempi, perché diffonda uno spirito di cultura che integri spirito locale, nazionale ed europeo. E infine sottolinea il valore del suo stesso scritto. Esso rappresenta, cito, uno scavo sociale, una difesa patrimoniale, è finalizzato ad offrire del Sud un volto scontroso e ribelle che si staglia su una non più accettata disponibilità alla solitudine e al dolore. L'Accademia esca dunque con la parola fra gli uomini, dando senso concreto a quello che lo spirito medita. Io penso che con questi incontri stiamo cooperando a farlo, pur non essendo noi Accademia Cosentina, ma siamo comunque Accademia di spiriti liberi predisposti ad un pensiero critico. Ora, senza volervi stancare, io però ci terrei a condividere con voi un altro aspetto, che questa volta è inerente alla critica letteraria. E qui passiamo quindi alla poesia, ma sotto una duplice veste: la critica letteraria prima e i versi poi.
Nel convegno letterario di Reggio Calabria nel 1966 Pietro De Seta tenne una bellissima relazione ufficiale. Posso dire senza timore di smentita che è una delle produzioni di letteratura programmatica migliori che io abbia letto, equiparabili a quelle di Gaetano De Santis e di Fubini. La struttura del discorso, e ne ho lette molte, quindi lo dico a ragion veduta e ne assumo la responsabilità di questa affermazione. La sezione iniziale contiene l'affermazione di una poesia universalizzata. Allora, che la poesia evochi l'universale e la storia in particolare è concetto antico che risale già ad Aristotele, questo lo sappiamo, ma nella manifestazione di Pietro De Seta, di questa poesia universalizzata e universalizzante, c'è qualcosa in più. Perché? Perché cita l'attenzione ad un'universalizzazione in cui non viene mai meno la necessità storica. Quindi inizia questa produzione esortando gli altri poeti accademici a tenere sempre presente i fermenti sociali e storici, come García Lorca in Spagna, Pablo Neruda nell'America del Sud e Boris Pasternak in Russia. Ora, la poesia del dopoguerra in Calabria aveva certamente uno scopo e quindi Pietro De Seta si chiede: qual è lo scopo di questa poesia, di questa giovane poesia calabrese? E cosa fa? Poiché è scientificamente attento, comincia ad analizzare gli strumenti della critica letteraria, cioè i periodici, le riviste specializzate, e sottolinea che la Calabria non resta indietro alle altre regioni, soprattutto la Toscana e il Lazio, in cui si sono affermati dei periodici importanti. Anzi, sottolinea come i calabresi siano riusciti a recuperare la storia e l'uso di una grande rivista, La Strada, che aveva avuto un ruolo importantissimo a Roma, ma anche un'altra rivista, Il Calabrese, che viene elogiata anche da Corrado Alvare. Poi passa all'analisi dei vari poeti. Allora, poiché non è possibile dare una sintesi di tutto, voglio però dirvi che non c'è nulla nelle sue affermazioni che risuoni ridondante o superfluo. Sono pagine e pagine di critica letteraria in cui recupera le opinioni di altri, come si fa quando si fa critica letteraria, ed aggiunge il proprio sigillo personale. Cito due semplificazioni, poi ci avviamo verso la conclusione. A proposito di Aldo Accattatis, definito da lui uno sradicato dalla terra, capace di risolvere i suoi ritmi in chiave moderna, assumeva ritmi scanditi su di un pensiero teso a cogliere un rapporto di comunicazione con la vita dell'uomo a partire da una realtà vibrante di contraddizioni. E l'esplicitazione poetica del dolore proprio di una terra come la Calabria del dopoguerra, in cui la povertà era dilagante, tanto che Pietro De Seta aggiunge: è finita la guerra, ma si portano questi poeti i morti dentro il morto cuore. A proposito di Franco Sacca e della sua silloge intitolata Tutto in memoria, Pietro De Seta introietta in sé il paesaggio lirico del poeta. E la cosa particolare di questi poeti, che sarà anche della poesia di Pietro De Seta, e che è un paesaggio nello stesso tempo realistico e umanizzato. Non perde i tratti del realismo, l'indicazione dei fiumi, dei monti, la precisione dei luoghi, ma ad un certo punto il paesaggio viene pervaso
dalla trama dei ricordi, il mito della terra di Calabria, dal dramma dell'uomo del sud e di nuovo dalla sua disperata ansia di giustizia. Sono tutti elementi che prendono forma nella poesia di Pietro De Seta, a cui ora, per concludere, mi rivolgo. E allora voi ora permettetemi di deporre la veste di studiosa alla quale ho aderito finora volutamente per dare onore ad un grande studioso in modo oggettivo. Io ne indosso un'altra, quella di nipote, probabilmente anche commossa, che ha il privilegio, e non sono la sola, perché zio Gianni mi ha preceduto, di aver ereditato la passione per i versi e l'esegesi dei testi letterari. Quindi io vorrei brevemente che alcune delle sue parole per Fuscaldo vibrassero attraverso la voce di Luigia in questa sala, commentate, sentite, condivise con voi, perché l'anima più autentica di Pietro De Seta è nell'essere poeta celebratore del proprio paese. Era il 14 marzo 1963, quando sentì il bisogno fulmineo che i poeti sentono, posso capirlo, di osservare fuori e per trovare conforto ad un'emozione forte, perché sapete, se non avete fatto esperienza di emozione poetica, i poeti non hanno una normosensibilità, hanno una sensibilità acuta che perché non provochi troppo dolore deve trovare l'estrinsecazione. Ecco perché la poesia è catarsi ed è espressione di equilibrio. Guardò fuori e si rivolse ad un elemento della natura, precisamente al mare. O mare, io sento l'ansito profondo del tuo respiro e il tuo sepolto cuore che batte nel crepuscolo che muore e pare quasi il palpito del mondo. La porpora già viva sullo sfondo declina poco a poco il suo colore. L'acqua ha come un visibile tremore al transito del sole moribondo. Io sento in me quest'ansia dei tramonti, questa fuga di luci, il dileguare dei colori dagli ultimi orizzonti. Sento il torpore di queste acque amare, non caste come quelle delle fonti, prolunghe alla libidine solare. Si percepisce in questa poesia tutto il lessico del tempus fugit. Si percepisce la coesistenza di un respiro vivo che però nello stesso tempo è ansimante. La vita non può non evocare anche la morte. Il sepolto cuore, il crepuscolo che muore, il transito del sole moribondo. Ma ciò che colpisce è che alla fine esiste il motivo della purezza perduta. La consapevolezza che puri del tutto non si può mai essere in quanto legati ai sensi, la consapevolezza che il sole è simbolo di una libidine vitale, ma può anche contaminare le acque, il mare non è fermo, il mare è simbolo di un animo che si muove e che non conosce perenne calma, non ha acque dolci, non scorre puro, il mare è connesso al palpito mai uniforme del mondo. Il tempo è centrale nella poesia di Pietro De Seta, egli stesso lo definisce una trama angosciosa del processo vitale, ma essendo un uomo che tende all'equilibrio, cerca di stemperare il passare del tempo con una serena beatitudine di memorie. Ecco, questo aspetto assume un colore drammatico in una poesia che nonno scrive in ospedale nel corso della sua prima degenza. Era il febbraio del 1976, pochi mesi prima di mancare. Esilio tra ombre e spazio. Sento a intermittenze il sole, il caldo dai vetri, ma non il selvatico odore fecondo della campagna, del bosco, il fondo silenzio e la voce del fiume nella valle. Mi sembra di vedere muoversi nella mia solitudine gli spettri, il verde e le ombre della ricca vita campestre. Ho la mente piena di forme lontane, confuse, i piaceri goduti con l'ansia di rientrare nel mondo e nel tempo. Questo esilio ospedaliero è come una diga, dietro a cui il mondo, il tempo, l'incredibile speranza e la fede innegabile stanno in attesa, ed io contemplo la solitudine di una estatica attenzione infantile, come in una claustrale penombra.
È un esilio, quello dell'ospedale, che lui sente ancora speranzosamente temporaneo. E quello che ricorre in questa poesia e anche nelle altre è una fede innegabile. E la fede innegabile non lo tiene soltanto legato alla vita, ma lo tiene anche composto e privo di disperazione. Ma la poesia, e funziona così, la poesia rivela nelle sue trame anche quello che non si vorrebbe dire. E quindi in seguito la morte appare, ma appare insieme al suo avversario. Ma l'avversario, la risurrezione, non è qui la risurrezione cristiana. Nonno era ancora un uomo profondamente innamorato della vita, legato anche al sensismo della vita, ed è per questo che parla di linfa vitale, sente ancora il suo corpo e spera in una resurrezione che sia il rientro a casa sua. Si spegne poco a poco in un crepuscolo di rame la luce del pomeriggio e le alte colline della Sila e le cime più alte del basso fogliame dei pini si stagliano entro la cornice della finestra in un intervallo di silenzio e di attese. Non è possibile sentire come un tempo l'odore della pioggia, l'umile dolorare della terra di febbraio e il tranquillo silenzio che odora di pini dalla fresca bocca dell'alba. La fede, che è innegabile, gli permette di assaporare una quiete, lo dice lui stesso, che pare non conosca né furore né disperazione, che di solito nella malattia sono istinti naturali. Ciò che lo tormenta invece è la lontananza dalla sua casa e dal suo paese. Nella pulita nudità della stanza, primavera avanza, timida, e ha improvvisi colpi morenti. È marzo, risorgo come un albero duro cui il sole ridona la corteccia. Sento la linfa nel tono caldo della pelle, nella camera tranquilla, già piena di crepuscolo e di impenetrabile pace. Sul letto incrocio, coricato sul dorso, le mani sul petto, come un'effigie da sarcofago, e sento l'odore dell'oscurità, della primavera adolescente e la bianca stella della sera solare, calda e densa come un candido fiore di siepe. I ricordi affiorano, sento l'alba frinire nel giugno vasto, vivo di grilli, vedo le oscure quinte del bosco di 5 miglia. Vedo accendersi e spegnersi le lucciole della chiesina dello Spirito Santo, solitaria sul ciglio della valle di Pulcara, in errante confusione. Sento nel bosco i merli e lontane, scorgo come un estremo orizzonte d'estate, le casupole sparse, la voce del fiume e l'abbaiare dei cani. Oh, la gioia di entrare nei boschi, fra gli aspri tronchi, nell'ombra tranquilla, dai forti odori e i forti sentori dei rami invisibili. Le ultime tre strofe sono per Fuscaldo. L'aggettivo possessivo si ripete ad ogni inizio: i fiumi del mio paese, la pietra del mio paese, e si legge una foscoliana tensione finale. Lì vorrò tendere gli occhi, le mani. Odo finalmente una campana solitaria nel crepuscolo morente. In essa cantano i fiumi del mio paese, il romorio del mare, e là fugge l'anima mia, conchiglie terrestri su cui si appoggia un arcobaleno di speranza. Là dove i rintocchi di campane in croce si incrociano e scorrono sulla fuga dei tetti rossi. Per ogni giorno di vita di questo esilio sofferente e pur dolce, il suono di una campana ha come un ricordo di casa solitaria, come il suono del giorno che muore bruciato dal sole, come il trascorrere di lento spazio. Tutti i segni della vita sono in quel suono. Sento il sangue ricco, vasto, correre nelle arterie. Non più scende dal cielo il colore del genere. Il tempo rinnovato intreccia l'oblio e le lacrime. L'onda della gioia insegue le cose nascoste negli angoli dell'anima. Nella mia non lontana terra
La distesa riva del mare riversa sulla morbida rena il pianto di esilio. Gli ultimi versi di questa poesia sono di una rapidità onirica intensa. Ad un certo punto la finestra dell'ospedale si spalanca, i nomi del paesaggio silano si succedono e oltre al paesaggio della Sila c'è la casa, simbolo di famiglia e di fustaggio. I ricordi mi assalgono. Dalla finestra vedo ardere le mille luci, le costellazioni dei paesi silani. Gruppa di Aprigliano, Pietrafitta, Borgo Partenope, Malli sull'Aguzzo, Copuzzolo Alto, Trenta, Forticilli, Spezzano della Sila, Grande e Distesa, Spezzano Piccolo, Rovito, San Pietro in Guarano. Sei bella e immensa Sila. Vedo la mia casa sulla collina, di fronte al mare. Bene, io a queste parole vorrei solo aggiungere un breve sigillo. Il cuore di Pietro de Seta era grande quanto il suo intelletto. L'anelito alla giustizia era forte quanto era forte la sua passione per la Calabria, per Fuscaldo in particolare, ed è a Fuscaldo che dedica i versi della riconoscenza, perché poco dopo scrive: allargo la mia anima satura di gratitudine. Lo diceva perfino dietro ai vetri di una finestra ospedaliera da cui fissava, ne sono sicura, non solo il paesaggio ma tutto ciò che ormai appariva solo all'anima. Ecco, io vorrei, con una locuzione diretta in nome del credo cristiano che condividiamo con lui, rivolgermi a lui direttamente per dire: grazie nonno per quello che sei stato, per quello che attraverso la letteratura ci hai lasciato, perché sei stato espressione non solo intellettuale ma anche sacrale della tua comunità. Vi ringrazio. Condivisione finita, che io sono veramente felice di essere qui a Fuscaldo e sento lo spirito di nonno Pietro, in parte lo rivedo anche in più Gianni che gli assomiglia sempre di più, e sono molto felice di condividere questo momento con i miei cugini e con tutti voi. Si è, il popolo di Fuscaldo è un popolo speciale. Volevo dire, a proposito dell'Accademia Cosentina, che ovviamente, ed è stato divertente, ho contattato il presidente, un famoso dantista, anche giovane, ed è stato uno scambio di miei divertenti, perché pregiatissima dottoressa, magnifico presidente, sono onorato io, no, io di più, ecco, non è potuto venire qui, però vi anticipo che a fine ottobre ci risentiamo, io sono una stalker, per cui ci risentiremo, perché lui ha il piacere di organizzare un'iniziativa insieme in collaborazione con l'Accademia Cosentina. Noi speriamo di dare avvio anche alla digitalizzazione, quindi all'allestimento ufficiale della biblioteca, e speriamo in quell'occasione di presentare il documentario di cui ora vi daremo un assaggio, grazie al lavoro preziosissimo di Riccardo. Posso dire per una parola in merito? Certamente. Io ringrazio la famiglia, perché senza la famiglia non potremmo realizzare questo documentario, nemmeno il trailer, e io quindi ringrazio Antonella che si è prestata, Gianni e anche la professoressa che ci ha illustrato ancora di più la personalità di Pietro de Seta. Io ho appuntato tante cose, perché per scoprirlo bisogna conoscere chi lo ha conosciuto oppure studiarlo, come è stato fatto adesso. Noi abbiamo provato a raccontarlo in breve, in pochi minuti, è un trailer, il lavoro sarà sicuramente ampio e lungo, perché ha lasciato tanto materiale da analizzare, ma ha lasciato soprattutto delle persone che lo hanno conosciuto ed è giusto ascoltare con le loro testimonianze. Quindi non so se è il caso di chiudere la luce un attimo per
Presto. E si ha la gioia nell'accarezzarla nell'ora del tramonto, sulla balconata a mare della piazza o che i blinti lavorati dei sedili, puliti dalle piogge, prendono una pensosa lucentezza. L'occhio svaga sulla fuga dei tetti rossi e la luce calante del giorno vi crea una lucentezza smagata, una palpitazione segreta, che corre lungo il verde opaco degli uliveti in un paesaggio crepuscolare. Sulla vetusta piazza la pietra ha prospettive severe di palazzi, di chiese, di portali, di campanili, uno specchiato come per radunarsi e ricomporsi in forme di bellezza. La storia di Pietro de Seta è iniziata qui. A volte mi metteva pure soggezione perché lo vedevo troppo grande. È stato quello che mi ha guidato nell'ultima parte dei miei studi, mi ha aiutato nella tesi di laurea. Insieme siamo andati a fare le ricerche perché all'epoca non c'era internet, quindi siamo andati a Cosenza, alla biblioteca di Cosenza, a quella di Napoli. E in quelle occasioni ho avuto ancora di più modo di conoscerlo come per il talento che aveva, un talento, non lo so come l'aveva acquisito, perché era geometra, quindi aveva fatto degli studi completamente diversi rispetto alla cultura letteraria che si ritrovava. Pietro de Seta è un uomo che cos'è stato per il paese, e ha fatto scuola a tutti i ragazzi, chiunque, non vi è, veniva a Duartia. A scuola, Dombie, che avevo un compito di italiano, alla terz'ora io esco, mi raccomando, Dombie, facetelo giovare. E alla scuola geometra, quindi ancora se lo ricordano. Purtroppo la generazione, diciamo, che ha avuto soprattutto a che fare con lui, non c'è più, insomma. Lui da geometra è andato per le campagne, addirittura spesso e volentieri faceva le sue perizie e nemmeno si pagava. Poi lo invitavano a pranzo e per lui era chissà che cosa. E io dicevo il beato fra le donne, mi sono aggiunta pure io. Erano quattro zie, mia suocera, la tata, Gersonina, e poi mi sono detto, lui, cioè Gianni faceva vita politica, quindi stava a casa fino a un certo punto, quindi ero lui, sono stata io veramente l'ultimo periodo della sua vita, veramente insieme nel vero senso della parola. E si metteva qui a questa scrivania, mia suocera nel salottino accanto, col pianoforte, suonava, e lui scriveva. E era la sola musa. Sì, lì c'era la macchina da scrivere, perché lui aveva una grafia illegibile, insomma, e quindi preferiva sempre comunque scrivere a macchina. E la sua voce doveva mettersi al pianoforte e suonare per lui. Lei aveva 17 anni quando lo ha sposato e lui ne aveva 34, quindi c'era una bella differenza di età. Ma chi era gelosa? Era mia suocera, era innamorata persa di e lui Gina, non c'era altra parola, quindi un esempio bellissimo, meraviglioso, che ha lasciato ovviamente ai figli e a tutti noi, insomma, è il grande protagonista di questa famiglia, l'amore. Fraterno, filiale, per il paese, appunto, per il paese lo soggiorno era un vaghito, insomma, di questo paese, come lo è stato anche, e lo è anche mio marito. Tutti sono allontanati, lui
Sì, non ti sono allontanati volutamente per questo attaccamento a questo paese, insomma. Addirittura abbiamo dovuto cambiare, arrivato a un certo punto, abbiamo dovuto cambiare la soglia del nostro portone di pietra, perché a furia di essere si è innamorata letteralmente. E poi il mio compagno di scuola, adesso un dottore affermato, una volta era in piazza proprio un ragazzino, ha visto mio socio che passeggiava, allora timidamente si è avvicinato e gli ha detto: "Don Pier, posso, mi permettete di passeggiare con voi?" Perché l'ha visto così. E mio socio gli ha detto: "Ma certo, come, vieni." E quindi ci sono detto, da allora spesso e volentieri questo mio amico si ritrovava in piazza proprio per le stesse cose che ha raccontato Gian Brando Ramundo. Gian Brando lo ricorda proprio per avergli inculcato, appunto, lui dice: "Se sono diventato architetto, lo devo a lui", perché il papà di Gian Brando lo mandò da mio suocero per un po' di ripetizione di italiano e di storia, insomma, e il mio suocero, invece di stare a tavolino, se lo portava girando nei vicoli di Fustante, e quindi gli mostrava i vari stili architettonici e la storia e Spinelli e il Marchese, e lui ha detto: "Mi sono talmente invaghito di tutto questo che ho scelto come studio, come facoltà universitaria, l'architettura. Grazie a Don Pietro." Gian Brando l'ha sempre detto. Per esempio, quando doveva raccontare di una persona un po' ignorante, ma che magari presumeva di essere forse chissà chi, eccetera, allora lui concludeva con una frase, insomma, profondo dell'abisso. E un'altra frase simpatica e molto significativa era: "Nulla se mi considero, molto se mi confronto." E la biblioteca, lui, allora devi sapere che nel testamento, che io qualche giorno lo devo rileggere, nel suo testamento ha scritto: "Quando vi volete, quando volete sentire la, venite nello studio, perché io sarò sempre lì." Noi lo vogliamo raccontare, questo è soltanto un trailer, quindi spero che vi sia piaciuto. Grazie. È stato molto commovente, devo dire. Bene, a me non resta che ringraziare tutti voi e ovviamente Maria Elena De Luna. Grazie a voi. Buona presenza. Ancora una volta grazie. Grazie ancora.